Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con l'informazione di Antenna 1 Notizie da Gianluca Virgillito. Apriamo il nostro Radio TG di oggi con le ultime news inerenti agli aeroporti di Trapani e Comiso che saranno riaperti dopo numerose polemiche. Ascoltiamo il servizio di Maria Grazia Spartà. Gli aeroporti di Trapani e Comiso riapriranno il 21 giugno. Lo annuncia il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri. Sono quindi state accolte le richieste degli scali Pio La Torre e Vincenzo Florio. Mi sono voluto accertare personalmente, spiega Cancelleri, del perché gli aeroporti di Comiso e di Trapani non fossero stati inseriti nel decreto del MIT, che dispone l'operatività degli scali su tutto il territorio nazionale. Ho sentito i presidenti della società che gestiscono i due aeroporti siciliani, rispettivamente Stretta per la Soaco di Comiso e Ombra per l'Airgest di Trapani e li ho rassicurati della riapertura secondo le loro necessità. L'Airgest ha mandato la richiesta a ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile NDR, atto fondamentale per poter riaprire, solo stamattina, ma nonostante ciò mi sono attivato affinché non ci fossero ritardi e disservizi per il territorio, così da garantire ai cittadini la possibilità di volare. Stamane ho chiamato direttamente il presidente dell'ENAC, Nicola Zaccheo, per accertarmi dell'esito delle due istanze. Il presidente Zaccheo non solo mi ha rassicurato che non vi è nessun motivo per non accogliere le richieste e poter consentire ai due aeroporti di riprendere le attività, ma ha anche chiarito che per nessun motivo si vogliono lasciare chiusi i due scali. Il vice ministro Cancelleri inoltre precisa che l'ENAC ha manifestato la propria disponibilità ad anticipare la riapertura dei due scali prima della data stabilita se gli aeroporti lo richiedessero. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. A Castellammare del Golfo, nel Trapanese, un clan legato a famiglie mafiose americane ha fatto scattare degli arresti e delle denunce. Ascoltiamo il contributo di Anna Aqueci. Blitz antimafia contro il clan di Castellammare del Golfo. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, hanno arrestato 14 persone e denunciato altre 11 in esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale del Capoluogo Siculo. Tra gli arrestati e condotti in carcere figura anche il reggente, Francesco Domingo, soprannominato Tempesta e già condannato per associazione mafiosa. I reati contestati agli imputati sono associazione di tipo mafioso, estorsione, furto, favoreggiamento, violazione della sorveglianza speciale e altro, tutti aggravati dal metodo mafioso. L'operazione denominata Putrara ha consentito di scoprire che il boss castellammarese intratteneva legami con esponenti delle famiglie mafiose americane, in particolare quelli appartenenti al clan dei Bonanno di New York, che in più occasioni andavano a visitare Domingo aggiornandolo su quanto accadeva nel mondo mafioso d'oltreoceano e chiedendo l'autorizzazione ad interfacciarsi con altri mafiosi del mandamento di Alcamo. Sono stati impiegati 200 militari dell'arma con il supporto di unità navali, aeree e reparti specializzati, come lo squadrone lì portato a cacciatore di Sicilia e unità cinofile per la ricerca di armi. Sono in corso decine di perquisizioni. Anna Queci per Antenna 1 Notizie. Sono stati confiscati beni per 30 milioni di euro dalla direzione investigativa antimafia di Palermo a Giovanni Pilo, imprenditore edile 83enne del capoluogo siculo ma residente a Guidonia Montecelio, ritenuto in stretti rapporti con Cosa Nostra. Il provvedimento è stato emesso dalla prima sezione penale misure di prevenzione del Tribunale Palermitano. Ancora operazione antimafia, Enna, operazione Brick. Condannati percepiscono reddito di cittadinanza. Dovranno restituire 70.000 euro. Il servizio di Santo Spartà. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Enna hanno scoperto che diversi soggetti condannati per associazione mafiosa beneficiavano del reddito di cittadinanza. Le Fiamme Gialle hanno investigato su questa vicenda, scoprendo persone che avevano effettivamente richiesto e ottenuto il sussidio in assenza dei requisiti previsti. Altri individui, invece, hanno omesso di fornire informazioni utili per la determinazione dell'ammontare del beneficio. Sono stati così denunciati 5 appartenenti alla criminalità organizzata originari della provincia alla procura di Enna. Sono stati segnalati all'INPS per la revoca del sussidio ottenuto e il recupero delle somme già erogate, circa 70.000 euro. L'inchiesta di polizia giudiziaria, denominata BRIC, è stata avviata a seguito del Blitz Inside, che ha individuato numerosi imprenditori agricoli che, in assenza dei requisiti di legge, beneficiavano del sussidio. Al termine degli accertamenti, sono state denunciate all'autorità giudiziaria 36 persone, recuperando circa 200.000 euro. Santo Spartà per Antenna 1 Notizie.
I poliziotti della squadra mobile e i carabinieri di Caltanissetta hanno arrestato Muhammad Nawaz, uomo del Pakistan di 31 anni, perché è considerato il sesto complice del gruppo che ha brutalmente ucciso il 4 giugno scorso il connazionale Siddiq Adnan. Un vasto incendio ad Agrigento alle 23:30 di ieri sera è divampato nella zona di Fontanelle in via Unità d'Italia, a bruciare un deposito di prodotti per la ristorazione. Un uomo positivo al coronavirus passeggiava per le vie di Palermo nel mercato di Ballarò dopo essere rientrato in Sicilia dalla città di Arezzo. Il servizio. Un uomo positivo al coronavirus passeggiava per le vie di Palermo nel mercato di Ballarò. I poliziotti avevano eseguito un sopralluogo nell'abitazione del soggetto ad Arezzo, ma non è stato rinvenuto nella dimora. L'uomo, un cittadino romeno, residente a Palermo, secondo le ricostruzioni, ha preso un pulmino arrivando nel capoluogo siciliano. Gli agenti lo hanno rinvenuto nell'area palermitana in cui abitava. L'individuo dovrà essere sottoposto a quarantena obbligatoria. Pare che adesso si stia valutando se trasportarlo in ospedale o all'albergo Covid San Paolo Palas. La sua permanenza nell'isola sarà monitorata dalle forze dell'ordine. I tecnici dell'ASP di Palermo stanno cercando di individuare tutte le persone venute a contatto con l'uomo. Maria Grazia Spartà per Antenna 1 Notizie. Una cinquantenne precipitata lungo i viali adiacenti alla villa del comune di Vittoria nel Ragusano è stata salvata dai vigili del fuoco e dagli uomini della protezione civile dopo ore di ricerche. L'isola di Mozzi riapre al pubblico, presente per l'evento dopo il lockdown l'assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà. Ed era questa l'ultima news del Radio TG di oggi.